Abbiamo fatto il punto sulla parte, diciamo così, autorizzativa, perché come sapete ad agosto di quest'anno è stata pubblicata l'analisi costi-benefici parziale che abbiamo completato e quindi dopo aver fatto gli approfondimenti del caso per arrivare alla pubblicazione dell'analisi costi-benefici definitiva. Inoltre invieremo il progetto esecutivo per l'approvazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quindi a gennaio potrà essere, diciamo così, pronta per la firma da sottoporre al Ministro. Progetto che è stato analizzato sia dalla unità di missione per l'analisi costi-benefici che poi verrà inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è uno solo. Quello che bisogna dire è che ci sono alcune buone notizie, ovvero sia prima di tutto che c'è un solo progetto della Gronda e questo secondo me è venuto fuori molto chiaro, perché tutte le altre ipotesi di cui si era parlato non esistono. Questo conferma quello che abbiamo sempre detto, quindi bene. Secondo, questo progetto ha avuto una valutazione positiva per quanto riguarda i costi-benefici, come era scritto già ad agosto, e quindi si andrà avanti con quello. Cioè, bisogna fare il passaggio al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, questo va bene, e si va avanti così. La Gronda è un'opera indispensabile per questo territorio, che siamo già in ritardo sui tempi di marcia, che vogliamo rassicurazioni sia sui tempi sia sui modi, che quello che è successo in questo anno e mezzo, ovviamente, di dibattito intorno alle concessioni, seppure legittimo da parte del governo, comunque certamente non ha aiutato la tempistica di realizzazione, e che quindi oggi la città e la regione pretendono una parola di chiarezza. Bisogna che io sappia, che il commissario sappia a chi bisogna dare il ponte. Concessione. A chi bisogna dare il ponte, cioè quando è finito chi è che lo gestisce. Quindi ho anticipato questa problematica che dovrebbe essere risolta nel mese di gennaio, quindi io per il mese di gennaio dovrei avere una risposta su questo. Perché è opportuno che chi lo gestisce cominci da subito a lavorare con i tecnici, perché la manutenzione bisogna farla in parallelo, no? Cioè bisogna imparare i dettagli del ponte mentre viene costruito. Questa è una cosa importante, perché se non si fa così poi dopo si ritarda sempre di più e si impara di meno, quindi è importante che le due cose vadano in parallelo, per quello che ho fatto un po' di fretta per avere questa informazione.